Gli attacchi americani a Hiroshima e Nagasaki sconvolsero il mondo. La potenza della nuova arma sviluppata dagli americani intensificò la corsa al nucleare tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Nel 1961 i comunisti stupirono il mondo facendo esplodere Zar, una bomba all'idrogeno da 58 megatoni. È stato fatto esplodere sull'isola di Nuova Zemlya, nel circolo polare artico. Il lampo dell'esplosione poteva essere visto a migliaia di chilometri di distanza. La nuvola a fungo raggiunse un'altezza di 60 km. L'esplosione ha distrutto tutto ciò che si trovava nel raggio di 35 km e causò ustioni di terzo grado a chi si trovava a 100 km di distanza dal luogo dell'esplosione. La Tsar era la bomba più potente mai testata. Equivaleva a 700 bombe di Hiroshima ed era un'arma spaventosa.